Dialogando, domande all'origine del pensiero. Può parlarci del rapporto tra la scienza contemporanea e l'antico approccio filosofico materialista? Beh, vede, quello che noi chiamiamo materialismo in filosofia normalmente è considerato il contrario di spiritualismo. Per noi moderni, sia pure vagamente, è una credenza che andrebbe esaminata. In fondo non sappiamo quando e come l'abbiamo acquisito, da chi, che la nostra vita non sia solo materia. Accanto alla materia o al di là della materia vi sia qualcosa come lo spirito. Pensate oggi alla lunga discussione intorno a mente e cervello, il mind-body problem, no? Se la mente sia qualcosa di emergente rispetto al cervello, o se secondo la teoria dell'identità la mente sia il cervello. E normalmente il materialismo è considerato, vale a dire la tesi secondo cui tutto ciò che vi è materia, è considerato una tesi estrema, che in qualche modo viola il nostro senso comune filosofico. Per la filosofia antica è la regola. Non si può parlare in questo senso di materialismo. I filosofi antichi, dai presocratici alle grandi scuole ellenistiche, e quindi non solo per esempio Democrito ed Epicuro, Leucippo, Democrito ed Epicuro, le grandi teorie atomistiche secondo cui ciò che esiste in realtà è solo atomi e vuoto, ma anche i filosofi milesi, Eraclito, verosimilmente a suo modo Parmenide stesso, che era un tipo di particolare di monista, e per non parlare delle grandi scuole ellenistiche, lo stoicismo in particolare. Ciò che vi è sono corpi e persone. Quindi in qualche modo si tratta di spiegare come la materia, come i principi elementari che costituiscono la materia, formino, si aggreghino e diano come risultato lo spettacolo del mondo. L'eccezione è la tesi contraddittoria, che non ogni cosa sia corpo, non ogni cosa sia materia, non ogni cosa sia atomo e vuoto. Platone rappresenta un'eccezione da questo punto di vista. Quando presenta quelli che lui chiama i gegeneis, i terrigeni, i nati dalla terra, per cui esiste solo ciò che possono toccare, afferrare con le mani, i nostri materialisti, e considera l'opposizione al materialismo una sorta di gigantomachia sulla sostanza del mondo, beh, di fatto proietta se stesso in questa gigantomachia. Sono gli amici delle idee, cioè è la teoria classica delle idee platoniche, l'invenzione di un'ontologia astratta e la tesi socratica dell'anima, che riveduta da Platone, che rappresentano un'alternativa a quella che è la filosofia normale per i greci, vale a dire il fatto che il mondo e anche la nostra mente si compongano di elementi. O le radici Empedocle, l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco, o gli atomi e il vuoto di Leucippo, Democrito ed Epicuro. Questa è la regola, non è l'eccezione, è lo spiritualismo. Platone è un'eccezione. Aristotele stesso, pur essendo stato allievo di Platone, non immaginatevi che per lui la mente sia qualcosa di spirituale, cioè di immateriale. La mente aristotelica, l'anima aristotelica, quella che Aristotele esamina nel De Anima, che è una delle opere più mature del suo pensiero, è semplicemente la funzione di un organo. Qual è la funzione della mia pipa? Beh, è quella di permettermi di fumare ottimo tabacco da pipa inglese. Ma questa funzione,
che io svolgo con questa pipa, che questa pipa mi permette di svolgere, non è qualcosa di spirituale, una sorta di anima immateriale della pipa, è semplicemente la funzione che svolge lo strumento. Così l'anima dell'uomo è la funzione che gli organi che compongono il corpo umano sono in grado di svolgere. Questa è l'unica cosa di immateriale che vi sia, se una funzione è qualcosa di immateriale. L'unica eccezione che Aristotele è disposto ad ammettere è quella del pensiero, perché secondo Aristotele il pensiero non ha un organo. Ma questo non significa che il pensiero sia una sorta di animula, vagula, blandula e immateriale. Aristotele, come prima Democrito, come poi Epicuro e gli stoici, in questo senso è materialista. Ma ripeto, non si può parlare di materialismo, perché il materialismo per noi è qualcosa di una teoria in qualche modo che in qualche modo si oppone allo spiritualismo, mentre nella filosofia greca questa opposizione di fatto in questa forma non esiste. Esiste la grande eccezione platonica e della tradizione platonica. L'anima platonica indubbiamente non è materia, né è la funzione di un organo. Ecco. Che cosa sia? Questo si deve chiedere ai filosofi di temperamento platonico.